Ciao Giorgio, ciao. Io volevo chiedere la funzione del diavolo nel progetto divino, ecco, del diavolo, spiegare, specificare più questa figura, se c'è anche realmente ora come ora in questa terra, in questo pianeta. Grazie. Il diavolo è un'entità assolutamente che esiste. Nel Vangelo è pieno del diavolo, Gesù ne parla tanto. Quindi esiste ed è il tentatore nostro, quello che ci deve mettere alla prova. Ed è uno strumento di Dio. Non ti scandalizzare se ti dico che è uno strumento di Dio. Ecco un altro grave errore che ha fatto la Chiesa. Dio ci ha presentato il diavolo sempre come il rivale di Dio, ma non è così. Non è il rivale di Dio. Il diavolo casomai è disubbidiente a Dio in certi momenti, per se stesso. Ma quando Dio gli dà degli ordini, lui ubbidisce. Gesù è più creduto dai diavoli nel Vangelo che dagli uomini. Gesù dice a quello: ti ordino di lasciare quell'uomo, al diavolo. E quello sì, e se ne va. Quando Gesù diceva: vi ordino di fare questo agli uomini, ma sei un indemoniato, fai schifo. Quindi il diavolo riconosce Gesù e l'uomo no. Allora, chi è il vero diavolo? Questa è una bella domanda. Gli uomini o Satana? C'è un diavolo più diavolo dell'uomo? Oppure Satana ubbidisce a Dio e l'uomo no? Sì, è così. Quindi Satana, io lo vedo come un nemico, ma quando mi appare, perché mi è apparso, o quando mi tenta nelle cose materiali, io gli dico: senti, fatti gli affari tuoi. So che sei mandato da Dio che mi vuole provare, ma con me non ci riuscirai. Ora, non è che Satana mi vuole provare nella carne, perché ci prova nella carne? E quindi noi a volte commettiamo peccati carnali, umani. Lì non ti devi preoccupare, perché Gesù ti perdona se ti penti. Dove ti devi preoccupare è quando Satana cerca di comprarti l'anima. Allora lì non sarai perdonato. Quindi devi essere forte nella fede, cercare di servire Cristo sempre, cercare di fare del bene sempre, e se scivoli ogni tanto, perché Satana ti ha fatto scivolare, tu basta che dici: Signore, io sono scivolato, ma io voglio continuare il percorso del bene. Lui ti perdona. E quindi l'importante è che tu non venda l'anima a lui. Come si vende l'anima a Satana? Se entri nella perversione, se entri nell'autodistruzione di te stessa, se distruggi gli altri, se non ami più la vita, se sei una persona che fa del male, che partecipa alla criminalità, alla corruzione, e allora lì ti ha comprato l'anima. Questo è quello che dobbiamo evitare, capito? Ma esiste, esiste, e se ti capita di sentire che c'hai una tentazione, la cosa più grande che Dio apprezza è che tu sai che te lo sta mandando Lui. Lui ti sta mandando Satana perché vuole provare la tua fede. Perché nel deserto, quando Gesù è andato nel deserto ed è stato tentato da Satana, chi ce l'ha mandato Satana? Suo padre. Il padre di Cristo ha mandato Satana per provare la fede. Siccome Cristo si era incarnato, dice: adesso voglio provare a mio figlio. È Dio che provava suo figlio. E suo figlio sapeva, lo sapeva benissimo, e gli ha detto: non tentare il Signore Dio tuo. E gli ha dato la più bella risposta, e quello se ne è fatto a gambe levate. E quando l'ha portato in cima alla montagna, che cosa gli ha detto Satana al figlio di Dio? Se tu, guarda, fai quello che ti pare, tutto quello che vuoi, qualsiasi cosa, a me interessa che tu ti inginocchi e mi adori, io ti do tutto, tutto questo impero. Quindi che significa? Che Satana ti può dare solo tutto ciò che è di godimento materiale, potere, soldi, avidità, tirannia, rifiutalo. E allora sarai sempre con Cristo, va bene? The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri.
il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.